Cari, buongiorno e ben ritrovate sul mio canale allora quest'oggi andiamo a realizzare uno scaldacollo molto particolare perché è questo qua che vedete di fronte a voi io ho già fatto avviato il lavoro faremo le rifiniture e la cucitura dei bottoni che si sono nascosti eccoli qui io ne ho già applicati due il terzo lo faremo insieme e vi svelo poi eh, un trucchetto per fissarli per bene allora, questo scaldacollo è reversibile, che vuol dire, cioè non reversibile nel senso che si può indossare su entrambi i lati, ma si può eh, indossare in circa 10 modi diversi. Almeno io sono riuscita a quei 9 sicuro il decimo, ancora lo sto elaborando. Um, è, lavora, è una lavorazione molto semplice. Io l'ho realizzato con la lana carezza batik con un uncinetto di 4 mm. Non so se riuscite a vederla, comunque è un 4 mm. Um, vi dico subito le misure, tutto ciò che ci servirà, e poi andiamo a passare al, alla pratica, quindi a realizzare questo scaldacollo. Allora, le misure sono guardate qui: 18 centimetri di larghezza una lunghezza totale allora io l'ho piegata a metà così vi faccio vedere meglio logicamente la metà poi la dobbiamo calcolare per 2 per scusate se passo davanti 36 quindi sono ehm, 72 centimetri di lunghezza totale va bene lunghezza ho lavorato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gruppi di 3 maglie alte quindi questo lavoro è un multiplo di 3 se lo volete fare più alto aggiungete sempre 3 catenelle se lo volete fare più stretto quindi eh, larghezza del della nostra sciarpa scusate se la volete fare più stretta dovete diminuire 3 catenelle e ho lavorato un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 file di lunghezza. Dipende sempre dal filato e dall'uncinetto che usate. Allora questa è realizzata con la lana carezza bati con uncinetto numero 4. Oggi io la realizzerò con questa bellissima lana che potete trovare sul mio sito di Filati ed è la lana Prima Donna. Ehm, 50% acrilico, 50% lana, sono 100 grammi per un totale di 300 metri e va lavorato con un uncinetto dai 3 ai 4 mm. Io andrò ad usare un uncinetto di 3,5 mm. Avrete poi bisogno di tre bottoni, uno, due, il terzo lo fisseremo insieme, io ho usato un colore a contrasto per notare comunque anche i bottoni del filo nero, un ago, delle forbici e i nostri uncinetti e poi un metro se volete fare la stessa misura o rendervi conto insomma di quanto esce grande. Allora, miei cari, io avevo già fatto un progetto con questa lana eh, prima donna ed è veramente molto bello. Guardate, i colori sono così veramente anche dal vivo, bellissimi, sfumati, ideale anche per creare mattonelle, copi spalle cappelli. Io ho fatto un cappello a maglia bassissima ed è uscito una meraviglia. Allora iniziamo il nostro progetto. Io vi ripeto: dovrò fare sicuramente delle maglie in più per arrivare alla stessa misura perché il filato è più fino e l'uncinetto è più piccolo. Non andrò a realizzare tutta la lunghezza del mio scaldacollo, ne, ne farò alcuni giri giusto per farvi vedere quante maglie in più ho lavorato con un filato e un uncinetto più piccolo. Allora, mie care, come già detto. Il progetto realizzato precedentemente, quindi scusate, questo qui, uh, per questo ho lavorato, lo tolgo altrimenti la camera mette a fuoco lui. Ho lavorato 31 catenelle più 1 per voltare il lavoro. Ok? Quindi io ne vado a fare 31 più 1 e vediamo quanto è largo poi il mio lavoro. Quindi 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 quindi lavoriamo nel 31 più 1 lavorate 31 più 1 quindi 32 catenelle guardate vi faccio vedere ed è giusto giusto una fila in meno di quello quindi un gruppo in meno di quello che ho lavorato precedentemente con un uncinetto di 4 mm ciò vuol dire che per realizzare la stessa larghezza dovrò lavorare altre 3 catenelle per poter ottenere un altro gruppo di 3 questo è molto importante e ci tenevo a sottolineare perché alcune volte mi dite ma il mio lavoro è uscito più piccolo Beh, dipende dalla mano dipende dal filato dell'uncinetto che usate ho aggiunto le altre mie 3 catenelle e ora cosa facciamo? Questa non la conto perché è quella che ho lavorato, diciamo, in più. Andiamo a lavorare una maglia bassa. La prima la lavoriamo normale, quindi prendiamo semplicemente l'asola avanti. Per le successive dovete lavorare in questo modo. Vi faccio vedere subito anziché prendere l'asolo come abbiamo fatto adesso solo dietro puntiamo sul sottostante qui in questo punto se riuscite altrimenti continuate semplicemente in questo modo che è molto più semplice mentre qui dovete fare attenzione a non saltare le maglie anziché puntare qui dovreste puntare nella parte sottostante ma facciamo in questo modo dai lavoriamo le maglie basse normali quindi si lavorano 32 maglie basse e 31 scusate pardon lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia bassa fino alla fine del giro ecco qua mie cari io ho lavorato nel mio caso le mie 34 maglie basse e ho la stessa misura di quello che ho, che ho già fatto con 31 maglie basse Adesso si ripete sempre giro numero 2 e giro numero 3 per una lunghezza che voi volete. Potete realizzare anche una semplice sciarpa e questo punto si, è ideale anche per fare sciarpe maschili, quindi è veramente sia per uomini che per donne. Anche il fatto di indossarlo in vari modi è ideale sia per l'uno che per l'altro. In ogni giro si fa sempre la catenella di inizio, ok? Nella prima maglia bassa qui lavoriamo una maglia bassa. Adesso si lavorano 2 catenelle. Saltiamo una e due catenelle di base. E nella terza, lavoriamo la maglia bassa, eh, semplice quindi prendiamo le due asoline. nuovamente 2 maglie, basse 2 catenelle. Pardon, una e due maglie, basse. Si saltano nella terza, si lavora nuovamente la maglia bassa. Questo è il lavoro che si deve fare fino alla fine del giro e vi faccio vedere: questo è l'inizio del lavoro, ve lo faccio vedere dalla parte opposta dove non ho messo ancora il bottone. Quindi, questa parte qui, ok. Nel mio caso è la parte finale, logicamente, perché nella parte opposta ci sono i bottoni e non riesco a far vedere bene. Vedete, i giri si ripetono. Questo giro che abbiamo appena fatto, forse se lo metto così è meglio. Questo giro sarebbe questo qui, dove c'è lo spazio. Il giro successivo sarà quello di maglie alte e poi si ripete nuovamente: il giro di maglia bassa, 2 catenelle maglia bassa, giro successivo 3 maglie alte, va bene? Quindi veramente si ripete sempre. Un giro numero 2, giro numero 3 per una lunghezza totale da voi prescelta. Allora io continuo a Lavorare eh, questa fila, lavorando ripeto 2 catenelle, salto 2 maglie basse di base. Nella terza vado a lavorare una maglia bassa e continuo fino alla fine del mio lavoro. Termina il lavoro le mie ultime 2 catenelle e faccio: fate attenzione, 1-2 nell'ultima maglia, sempre la maglia bassa. ok Adesso iniziamo il giro dove lavoriamo le nostre maglie alte queste qui: come si fa? Si avviano, sempre in questo e anche nei giri successivi. Si avviano le 3 catenelle. Quindi 1-2-3 catenelle. Su ogni archetto di 2 catenelle sottostante, andiamo a lavorare semplicemente 3 maglie alte 1-2. 3 ok si passa nell'archetto a fianco quindi nuovamente qui dove abbiamo lavorato le altre due catenelle e si lavora nuovamente 3 maglie alte come vedete tra un gruppo di maglie alte e l'altro non faccio catenelle mi raccomando non vi preoccupate il lavoro uscirà dritto perché nonostante tutto qui abbiamo lavorato 2 catenelle Ricompensiamo con tre maglie alte che andiamo a lavorare nel giro successivo, quindi uscirà un lavoro bello dritto. E questo è il procedimento che dobbiamo fare fino alla fine del nostro giro. Quindi ricordate, giro numero 2 e giro numero 3 si ripete per tutto il lavoro. Continuiamo in questo modo fino alla fine del nostro lavoro. Sono arrivata nell'ultimo archetto e adesso sulla maglia bassa sottostante lavoriamo una maglia alta mi raccomando prendete sempre il centro della maglia in modo tale che il lavoro poi esca bello dritto vedete adesso si ripete il giro numero 2 come facciamo si avvia sempre una catenella nella prima maglia che si presenta quindi questa qui lavoriamo una maglia bassa si lavorano le nostre due catenelle e nuovamente si salta 1-2 e nella terza andiamo a lavorare una maglia bassa 1-2-1-2 e, e nella terza si lavora una maglia bassa 1-2 catenelle 1-2 si lavora una maglia bassa nella terza catenella sottostante. Questo lo facciamo fino alla fine. Se volete un lavoro più carino. Questo mi è sfuggito di dirvelo prima, potete fare anziché la terza catenella sulla maglia. Guardate io disfo un attimo, e facciamo la catenella tra i due gruppi. Quindi, questa è l'ultima maglia del primo gruppo. Questa è la prima maglia dell'ultima. Quindi, proprio qui: in questo modo, questo è il modo che io ho usato per fare il mio. Scaglia collo, guardate, sono su rovescia. Perché il motivo originale che ho visto era come quello che vi ho fatto vedere. Io poi l'ho cambiato in questo modo. E guardate la maglia anziché puntarla sulla maglia sottostante, ho puntato tra i due gruppetti. Ho fatto la maglia bassa. Ed esce poi questo lavoro molto carino. Quindi io vi consiglio di farlo. Provate magari con entrambi i modi però vi garantisco che con la maglia bassa fatta tra i due gruppetti sottostante il lavoro esce molto più carino quindi continuiamo a lavorare così fino alla fine del giro guardate è già molto molto più carino arrivati al termine io vado a rifare due catenelle vediamo se riesco a mettere a fuoco per bene e nella Guardate nell'ultima maglia alta, proprio qui, vado a lavorare la mia maglia bassa, ok? Ed ecco qui che il lavoro. Scusate, non mi piaceva la messa a fuoco. Ho stoppato un attimo, il lavoro esce belle dritto ed ora si continua. Si gira il lavoro, si lavorano nuovamente le nostre 3 catenelle. E su ogni archetto di 2 catenelle si lavorano le nostre 3 maglie alte e 3 e si prosegue in questa maniera fino ad ottenere la lunghezza desiderata. Del lavoro, l'importante è che l'ultimo giro sia fatto così come l'inizio che vuol dire vi faccio vedere subito l'ultimo giro deve essere lavorato che nel mio caso è questo qui c'è il filo che ho sistemato per dopo ho lavorato il giro di archetti no scusate questo è l'inizio <coughs> pardon eccolo qui ho lavorato quindi il giro di maglie alte il giro di archetti e poi sull'ultimissima fila che è questa qui guardate ho lavorato le maglie basse vedete ho lavorato due maglie basse su ogni archetto sottostante una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante per ottenere così un lavoro bello pulito e dritto quindi dopo che avete lavorato la lunghezza desiderata Andrete a lavorare una e due maglie basse sull'archetto sottostante e una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante. Io no, ripeto, lo andrò a fare più là, ma ora, visto che ho già il progetto per voi e, e che comunque le maglie, i giri sono sempre uguali, vi faccio semplicemente vedere il finale. Oppure lo possiamo anche fare insieme, non è un problema. Comunque, io vado a continuare questo giro. Di maglie alte, farò un altro giro di um, archetti e poi vi faccio magari vedere la parte finale, giusto per rendere l'idea di come deve essere svolto. Va bene. Poi, con il progetto già realizzato, vi faccio vedere come posizionare i um... oddio, non mi viene il nome. I bottoni ecco e, e poi le varie chiusure che possiamo fare noi con questo scaldacollo i vari modelli da un modello ne possiamo veramente fare tanti magari se a voi esce qualche um, modello uh, qualche chiusura più particolare sempre con questo modello qui me lo fate vedere mi potete inviare tramite um, messenger oppure anche su facebook vi lascerò poi il link della mia pagina facebook il modello che siete riuscire, riuscite a ricavare voi. Allora io continuo e poi ci rivediamo. Guardate quanto è bello su questo filato. Siamo partiti dal bordo rosso più chiaro, rosso chiaro e poi man mano arrivano gli altri colori. Allora, miei cari, guardate, io ho portato avanti il lavoro perché ho deciso di continuarlo e farlo completo. Uh, ma mancano altri colori tipo il beige, il marroncino chiaro. Guardate qui voglio continuarlo proprio per farvi vedere la sua bellezza, la bellezza di questo filato. Inoltre vi volevo dire che vi lascio anche il codice, che è questo qui, guardate, il 45315, con cui cercarlo sul mio canale online. Vi allegherò poi giù nelle box info il relativo link, non mi veniva la parola. Allora, questo mh, ho pensato di farvi vedere la chiusura, come abbinare i bottoni e poi nel prossimo video, con questo lavoro terminato, vi faccio vedere i vari modi per poterlo indossare. Quindi cosa facciamo adesso? Andiamo semplicemente a riprendere il lavoro che ho fatto in precedenza e vi volevo far notare anche che dobbiamo fare attenzione di cucire i bottoni sul lato del dritto e non del rovescio mi raccomando quindi sul dritto andiamo a cucire i nostri bottoni e un'altra cosa importante che vi volevo dire il peso questo um, progetto all'incirca pesa 52 grammi quindi con un gomitolo ne potete realizzare due allora cosa faccio adesso per farvi vedere come montare i bottoni dobbiamo fare questa cosa prendiamo il lavoro e appoggiamo in questo modo guardate il lato opposto del lavoro in modo tale da far coincidere i buchi dell'ultimo giro con i bottoni questo va qua questo viene messo in questo punto quindi l'ultimo bottone lo dobbiamo uscire guardate questo è l'ultimo buco magari Fisso in questo modo, così è più chiaro. Questo va qui. E l'ultimo lo dovremmo posizionare proprio qui. Vedete? Quindi abbiamo all'incirca 1, 2, 3, 4 gruppi da 3 di distanza. 1-2-3 nel quarto puntato. 1-2-3 e nel quarto, anzi, in questo caso nel. 1 2 3 4 nel quinto vado a mettere l'altro bottone va bene allora io ho fatto un nodo al mio filato e faccio in questo modo questa è una mia eh, tattica che uso prendo passo il filo nei buchi del bottone tiro a sistemo il filato guardate lo dobbiamo tenere bello dritto e passo con l'ago attraverso la solina lo mantengo e poi tiro in questo modo e faccio capitare il nodo del filo dietro e adesso semplicemente vado a cucire qui leggermente più all'interno quindi non in questo modo fuori ma leggermente facendo combaciare il bottone con il lato del lavoro così come abbiamo fatto qui ok cosa faccio adesso passo attraverso la lana magari mi allontano leggermente così potete vedere meglio apro anche questo bottone così è più chiaro la visualizzazione e passo attraverso la lana Cercate di um, far passare il filo attraverso la lana, quindi non attraverso le maglie, ma proprio sulla lana. E andiamo a fare, posizioniamo, manteniamo per bene e facciamo di, dei, delle cuciture semplicemente in questo modo. Quando andate a puntare il filo sentite già che va forte, quindi vuol dire state lavorando sulla lana cucendo sulla lana tirate per bene e ripassiamo fatto questo faccio un altro passaggio qui prendendo sempre un po di lana e vado nei fori successivi e faccio lo stesso guardate sempre che, eh, quando andate a tirare il filo che non ce ne sia che sia bello teso intanto che io faccio questo lavoro vi chiedo gentilmente di lasciare un bel pollice in su eh, perché in questo modo posso capire se il lavoro fatto è stato da voi gradito o meno iscrivetevi al mio canale è gratuito e lasciate anche un commento se vi fa piacere perché sappiamo che mh, per noi creator o per noi uh, che realizziamo creiamo dei lavori ad uncinetto è sempre ben apprezzato quando vediamo che i nostri amici apprezzano insomma il nostro lavoro quindi pollice in su iscrivetevi e attivate la campanellina e riceverete una notifica ogni volta che pubblicherò un video detto questo io intanto ho finito il lavoro e Ora semplicemente guardate in questo modo: passo tra la lana, tiro il filo, lo riaddrizzo in modo tale che tutte e due le asoline abbiano lo stesso la stessa lunghezza. Passo attraverso le asoline, tiro il filo in questo modo e faccio due o tre volte questo procedimento. E abbiamo terminato così la. Oh, ecco qua. Non vuole l'inserimento la cucitura dei bottoni sul nostro lavoro. Come già detto, vi farò un altro video con il con lo scaldacollo che sto realizzando con la lana prima donna e vi faccio vedere poi eh, le varie ehm, chiusure, i vari modi per indossare questo unico progetto. Detto questo, io vi mando un caloroso abbraccio, ci vediamo prestissimo. Mi raccomando, seguitemi, condividetemi i video, lasciate un bel mi piace dei commenti se vi è piaciuto. E niente, questo è il progetto di oggi, e poi nei pross nel prossimo video vedremo come indossare questo meraviglioso scaldacollo. Vi mando un braccio e ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!